Dunque, oggi la Giunta ha approvato la prima delibera del 2015, la numero 1 del 2015, che riguarda appunto lo stadio e l'area Mercafi. Noi dichiariamo l'interesse pubblico per la realizzazione dell'opera pubblica dello stadio e dunque diamo un parere positivo al piano di fattibilità e al piano economico-finanziario presentato dalla società fiorentina. Diamo inoltre delle prescrizioni risolutive che dunque vanno rispettate per poter procedere secondo quanto previsto dalla legge nazionale. Devo dire che è il primo caso di applicazione della nuova legge sugli stadi con il modello del project financing. Mi auguro che questo progetto vada avanti rapidamente nell'interesse della città, come abbiamo previsto nel regolamento urbanistico, non solo dei tifosi ma di tutti i fiorentini e nell'interesse della riqualificazione di un quartiere importante. Vi sono delle prescrizioni tecniche che riguardano sia il piano economico-finanziario, quindi l'equilibrio economico-finanziario, le attività connesse allo stadio, che delle prescrizioni urbanistiche che riguardano il complesso dell'opera. Sono tutti aspetti tecnici che interessano anche il tema della Mercafi. Infatti su questo punto voglio dire con molta chiarezza che accanto all'interesse pubblico della realizzazione dello stadio vi è anche l'interesse pubblico della riqualificazione dei mercati generali. Quindi sono due progetti per noi centrali, fondamentali per lo sviluppo di tutta la città. Noi diamo alla Fiorentina la possibilità di scegliere due strade: o adeguare il progetto preliminare con le prescrizioni che diamo, oppure passare direttamente al progetto definitivo e quindi introdurre nel progetto definitivo quelle prescrizioni. Quindi ci sono due modi: nel primo caso diamo 90 giorni, nel secondo caso progetto definitivo 12 mesi di tempo, perché il progetto definitivo è ovviamente molto complesso, e comunque entro un mese la Fiorentina ci dirà se scegliere una strada o l'altra. Aspettiamo a mettere date sulla prima pietra. Intanto devo dire che abbiamo compiuto un passo decisivo.